Buongiorno a tutti. Cominciamo puntualmente con ritardo. E allora vi ringrazio oggi più di mai, perché è sabato, la vostra presenza qui. Bene, non so come se avete fatto il lavoro. Ciao, buongiorno. Vediamo. Cominciamo? No. Prima voglio fare una. Non so se avete visto. Non so se avete guardato. La pagina di San Demetrio, non so se l'avete visto. Com'era per fare la pagina? Sì, com'era per fare la full screen? No, questo è internet. No, 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 non voglio aumentare, voglio. Va bene. Beh. Prima cosa. Sì, così va bene. Prima cosa, avete visto lo site? Sì, l'avete visto? Tutti? No. Ma la vediamo adesso. Cosa vi sembra questa pagina? Questa site? È una pagina fredda oppure no? Cosa vi ispira questa pagina? Quello che abbiamo fatto ieri no. Questa è la prima riflessione. Non ha una corrispondenza con il servizio che abbiamo fatto con queste immagini che comunicano. Va bene? Finalmente, sicuro, accordiamo che dovrebbe. No, non sono sbagliati con questo, sono sbagliato con la visita che fanno. Se parliamo non di una visita turistica, sino di ma una visita. Non una visita professionale, ma una visita turistica. Se vogliamo fare una visita turistica, dobbiamo andare verso questa immagine. D'accordo? Queste sono umanità, l'imprenditore, il proprietario, fiori, colori, quasi si può sentire l'odore, le fragranze, la camomilla. Questo è paesaggio e territorio, anche se sono foto, delle fotografie come questa, no? Con lavanda. Attenzione, ieri c'era tutto pieno di lavanda. E nemmeno mi hanno detto come si chiamava la pianta. Nemmeno ci hanno fatto andare fino là e prendere un po' per odorare, no? E c'era. No, veramente, forse da aprile a luglio, agosto è quando è più fiorito le piante, ma c'era alcuna pianta per poter farlo. Come? Ah, no, 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 sì, ma sicuro, ma ogni volta che noi abbiamo sceso o salito le scale. Per le finestre tutti hanno verso il guardo per vedere questi campi delle piante che sono là. La guida lo ha ignorato assolutamente, no? Allora, questo è quello seducente. Allora, se tu vedi questa pagina, se tu hai arrivato a sapere che c'è una offerta di visita turistica per visitare questo, le aspettative che
ti ispira questo site, questo web, è una visita più gradevole, più sensoriale, più umana. Invece il contrasto, no? Se tu non aspetti nulla, va bene. Andiamo a vedere adesso. Avete trovato quello delle visite dove c'è? L'avete visto qui ci sono annunciate le visite. L'avete visto? Non avete visto bene. Allora, chi l'ha trovato? Uno, due. In questo site, qui, in questa web, San Demetrio annuncia, comunica, promoziona le visite che fa nell'azienda. Se non avete guardato la pagina, sicuro non l'avete visto, ma possibilmente chi ha visto la pagina e non ha trovato lo delle visite? Nessuno? Quelli che avete visto la pagina, la site, avete trovato l'informazione delle visite? Uno, due. Bueno, siete allora chi avete cercato, l'avete trovato. Questo è, non ha una politica veramente di promozione delle visite, perché se no potrebbero mettere qui un banner o anche una entrata qui specificamente per le visite. Allora, ciò vuol dire che l'azienda non ha una priorità, non dà una priorità a questo aspetto di comunicazione delle visite, come età. Allora, per trovarlo, siamo qui, appare, lo vedete? Alla destra, dovete andare fino qui, visite guidate. Questo vi risulta familiare? Non so, se non avete visto, posso leggere. Comincia. Visite guidate. Il giardino botanico delle piante officinali dell'azienda agricola San Demetrio di Specchia si estende tra olivi secolari su un tappeto erboso per 5.000 metri quadrati con oltre 400 specie officinali, erbacee ed arboree. Un percorso didattico entusiasmante alla scoperta della straordinaria varietà morfologica delle proprietà e dei segreti delle erbe officinali. È un testo stimolante, no? L'azienda agricola San Demetrio si propone come punto di riferimento per lo studio e la divulgazione della cultura naturale e dell'impiego delle piante officinali nella fitoterapia. La visita al giardino è rivolta tanto ad esperti del settore quanto a cultori del benessere naturale, cioè tutti quanti. Visitatori ricorrenti del giardino sono studenti di ogni tipo di scuola e universitari, ma anche erboristi, farmacisti, addetti al settore o semplicemente appassionati che desiderano conoscere le piante officinali prendendo contatto dal vivo, conoscere l'aspetto, vedere la pianta madre dei prodotti fitoterapici che abitualmente acquistano in erboristeria o farmacia. L'attività didattica dimostrativa è svolta da esperti nel settore erboristico. Continuiamo, così, sono le fotografie. Le visite guidate iniziano in aprile e si concludono a luglio di ogni anno. Questo è la prima questione. Logico, perché quello che hanno detto è l'orto botanico, i fiori, le piante sono fiorite dall'aprile a agosto, hanno detto. Allora, nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, secondo un calendario prestabilito. Allora, non ho trovato il calendario, ma forse perché adesso siamo in ottobre, no?
La richiesta di prenotazione deve essere concordata con l'azienda telefonando, bla bla bla. Se non avete visto questa parte, non so se dopo vedremo come avete risposto la griglia, eh? Il giardino botanico, proprio per la natura didattica che si prefigge, non può ospitare giornalmente gruppi non inferiori a 15 e superiori a 50 persone. Ieri abbiamo detto la visita che noi abbiamo fatto, eravamo 26, in 26, e c'erano parti della visita che non ci ascoltava nulla, che non si vedeva nulla, che non capivamo, si dice così, no? Nella stanza, tutti. Dicono 50 persone, se fanno due gruppi non so, ma un numero inferiore a 15, questo è possibile, perché se no la dedicazione delle persone che devono accogliere il gruppo è una spesa forse troppo pesante per due persone, no? Un minimo, ma il massimo dovrebbe essere, penso io, sopra i 20 persone, no? Forse da 12 a 20 potrebbe essere. Il programma di visita. Breve presentazione dell'azienda agricola San Demetrio e dell'opificio San Demetrio SRL. Modulo 2. Visita guidata all'interno del centro studi e ricerca, che è quello che abbiamo fatto noi. Piante officinali, dove le diverse piante sono illustrate da un punto di vista botanico, farmaceutico ed agronomico. E terzo, incontro aperto dove i visitatori potranno discutere e chiedere informazioni dettagliate. Questo è quello che annunciano, che comunicano, che si dice annunciare? Sì, annunciano loro. Pensate che la visita che abbiamo fatto noi si corrisponde con questo che comunicano? No. Allora, questa è una prima questione che l'azienda deve avere molto chiaro, quello che annuncia, quello che deve offrire. Noi siamo andati senza una... in maggioranza siamo andati senza... Non so se qualcuno aveva visto prima di andare questo? Tu lo hai visto, nessun altro. Tu hai visto questa parte, è quello che dicono qui che si farà. L'hai visto prima di andare? No. Sì, tutto lo site, ma non avevi, qui non avete, non ricordavi quello che offrivano nella visita, voglio dire, no? O sì? Voglio dire, perché se tu, se siete andati senza leggere questo, allora ieri abbiamo visto che aspettavi della visita. Tanti avete detto, no, sono andato a vedere cosa mi mostrano, cosa mi dicono. Altri non avevano visto nemmeno questo, ma l'associazione di idee era... piante, odori, colori, no? Quello che abbiamo detto. Camminare entro le erbe, no? Ma quando ti dicono queste sono le parti delle visite, è ancora più può diventare più frustrante per il visitante. In questo caso le visite, se sono gratuite, beh, hai detto io ho scelto andare, sta bene. Insomma, tu poi, come abbiamo fatto nella valutazione, ricordiamo la valutazione, è stata in generale buona. Sono qui, abbiamo. Se facciamo la media, è veramente approvato. Sono più 3 e 4. Da 1 a 2, 1, 2, 3, 4, 5 e qui ci sono gli altri, fino a 18. Allora è chiaramente una visita approvata, ok?
Se tu vai aspettando questo, probabilmente la puntuazione è stata più bassa. Allora, questo è l'azienda quando prepara una visita e spiega quello che offre e come comprare. Per l'azienda sarebbe impensabile vendere un pacco con infusioni di tè e invece di tè esce camomilla. Questo non lo permetterebbe all'azienda, sarete d'accordo in questa riflessione, no? Allora, è lo stesso, è un prodotto questo che stanno offrendo qui. Un prodotto e devono mettere la stessa tracciabilità che hanno, ripeto tante volte, questa qualità anche in questo servizio di visite. Le aziende devono mettere la stessa cura, la stessa attenzione nel servizio di visite come fanno i suoi lavori, i suoi prodotti. Uguale. Perché giustamente è quello che comunica l'immagine d'impresa. E non può sbagliare. Allora, dobbiamo farlo sempre bene. Se l'azienda non è mai obbligata a fare visite, aprire le porte alle visite, non ha nessun bisogno, nessuna. Nessuno li obbliga a aprire le porte. È una decisione che devono prendere, devono sapere perché, che, a chi. Ricordate quello che abbiamo parlato 2 giorni fa. Allora, ma quando hai la decisione di andiamo a prendere questa via di comunicazione, questa via di promozione, deve farsi bene, come fanno il suo lavoro, che lo vogliono fare bene. Allora, sempre le concordanze, questo sta bene e quelli che hanno fatto questa visita sono sicuro che, no, che hanno partito da San Demetrio con un'altra sensazione più gradevole. Noi siamo soddisfatti della visita per avere imparato conoscimento, conoscenza sopra come si fa il loro prodotto. Ci hanno spiegato tantissimo bene. Allora, è una valutazione che abbiamo fatto intellettuale. Abbiamo fatto una visita soltanto culturale, intellettuale, ma abbiamo perso l'opportunità di godere dei sensi, non hanno fatto godere di questo, l'abbiamo riflessionato ieri. Beh, ho voluto partire di quello che loro dicono di se stessi. Adesso andiamo a vedere la griglia. Prima di andare sulla griglia e sull'esercizio. Qualcuno vuol fare alguna riflessione sopra che ieri non abbiamo parlato o sopra l'esercizio propriamente? No, senza entrare nel proprio nelle questioni che esceranno nel lavoro. In generale, nessuno? Va bene. Vi è risultato facile fare il lavoro? La griglia penso di sì, no? Forse? Beh, allora, se avete l'esercizio in mano, faremo un riassunto e vedremo se tutti concordiamo nelle risposte, d'accordo? Il primo blocco, non so se nessuno l'ha contestato, ma abbiamo commentato che non lo sappiamo, non so se nessuno ha telefonato per domandare se questo lo hanno fatto. Se lo avete fatto, bravo, no? Perché lo saprete più meglio da me, perché io non l'ho fatto, veramente.
Abbiamo commentato ieri il primo blocco, forse non ha bisogno. Lo lasciamo in bianco. Questa è una scheda che io ho preconfigurata. Sicurezza. Protezione delle conoscenze, del know-how. Cosa avete messo? Andiamo così presto. Lì. Ah, non l'ha fatto. Siamo Sinceri, ok. Ma poi questo possiamo si può farlo fuori contestare dalla adesso? È una pregunta, è una casa. Anche domanda dall'altra. facile di contestare. Non bisogna. Se ne sono altre che sì. Sempre in rapporto a San Demetrio. San Demetrio, quello che abbiamo fatto Sì, sulla visita, protezione delle conoscenze, in merito a San Demetrio. no, protezione delle conoscenze. Sì, credete che loro hanno pensato in questa questione? Queste dovete rispondere sì o no, soltanto questo. Prendete. Secondo me no, perché No. hanno un po' sottovalutato il rapporto conoscitivo proprio. Cioè si vedeva che c'era un rapporto molto distaccato. Know-how. No? Sì. Uno Per qui, me un no. altro. Ma va bene, sì, no. Voi avete fatto le vostre riflessioni, avete pensato, avete capito se sì oppure no, e adesso tocca dire sì o no. Questo è l'esercizio che dovete fare a casa o nel bar, ma farlo. Se lei intende protezione della conoscenza nel senso dei loro, cioè know-how, cioè della loro tecnologia, ci si sono coperti. Lei intende questo? O ho capito No, male? se loro hanno pensato che c'è Un sistema di una sicurezza. Che parte o dei de loro, non doveva se essere utilizzato. mostrano il processo di produzione, è logico che sanno che aprono le porte, ma come abbiamo detto il primo giorno, ci sono parti forse, parti che vogliono che siano Protette, protette non perché sapute. per l'espionaggio industriale o per qualsiasi cosa loro pensano che quello non deve mostrarsi, non deve Hanno farsi. esagerato, hanno un po' troppo esagerato. Hanno esagerato? Quindi no, cioè, allora no, protezione delle conoscenze in questo Sì. caso sì. L'hanno Troppo, allora sì, troppo, sì. loro sì. Avevo capito male, sì. Secondo Hanno sì. pensato, quando hanno deciso di aprire Troppo. le porte, cose spiegheremo, cose mostreremo, Sì, cosa possono fare, cosa po no, non possono sicurezza, fare. sicurezza. Hanno pensato questa questione, pensate di sì. Io sì. Tu, Poi la mia domanda, sempre questa la domanda? la stessa domanda, sì, perché voglio Sì. fare la somma di Sì. tutti e vedere se concordiamo. Sì. Sì, un'altra. Sì. Sì, tre, Sì. quattro. Tu non sei venuta, no? Chi è che dice no? Sì, anche troppo. Era sbagliato. Avevo capito la domanda. Sì. 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 Ci associamo, sì. Sì. Ah, sì. Spero che c'era un Sì. Questo è questo, come si dice, maggioranza assoluta, Unanimità. unanimità. C'è unanimità e ancora sottolineando che forse è troppo, no? Quello delle fotografie. Ci ha colpito, no? Non si possono fare fotografie. Quello abbiamo detto, beh, forse per fotografare casse di cartone non c'era nessuna motivazione. Secondo me Ma è vero che hanno pensato in questa questione? Perché ci hanno detto non si possono fare nell'esterno sì, nell'esterno sì. Dopo vedremo se forse è meglio dire non lo fate in nessuna parte, perché ci sono alcune fotografie. no, mi è stato anche maleducato perché ha detto che le foto non vanno fatte perché questa non è una chiesa, non è una cattedrale, una chiesa visitante. Non so se perché sono veramente affreschi, non si può fare. Bastava, secondo me, mettere un cartello, cioè senza andare a dire.
No, possono dirlo a viva voce o no, ma una questione. Abbiamo detto condizioni di visite. Perché non l'ha messo? Vietato fotografie. L'avete visto? La comunicazione deve concordare sempre con quello che si farà nella visita e quello che non si può fare nella visita. Allora, quella informazione che vi danno quando spiegano venite a vederci, quando spiegano facciamo le visite, dovevano dire sono vietate le fotografie. Sa perché hanno detto forse solamente, sicuramente solo per noi quel giorno di non fare la foto ieri? No. Perché nel sito internet, nel video, nelle foto, se non sbaglio, ci sono alcuni che hanno il casco, l'elmo, del metto giallo. O sbaglio? No, ma questo sono visitatori che penso... Questo sarà... No. Questi sono andati nell'orto botanico. Questa è una questione. Approfittiamo il commento del casco giallo che avete visto. Questo è veramente una raccomandazione che è interessante. Quando si va con il gruppo, è interessante, in questa azienda forse non è tanto grande, ma è direi obbligatorio, mettere una accreditazione nei visitatori, che si vedono che sono visitatori, perché forse uno si perse, in questo caso non era possibile, ma se perse per quando siano, se voi visitate la Fiat, per esempio, o una grande fabbrica, dovete andare perché le persone che sono lavorando là devono sapere se quella persona può stare là o non può stare là, anche la guida, come abbiamo detto nella spiegazione, dovrebbe andare con il nome, perché se qualcuno voleva fargli una domanda, sempre è meglio sapere come il nome della persona. Non ha bisogno forse di mettere il cognome, ma sì il nome, sta bene, quello di sapere, siamo il tratto nel rapporto tra le persone. No? In questo caso penso che queste fotografie che abbiamo visto sono perché un gruppo probabilmente scolastici e ancora un'altra cosa, se sono... camminando per l'orto botanico, immaginate se la visita è in luglio o agosto. In luglio. Siamo al Salento, no? Allora, ciò può essere... Allora, è una bella idea. Non so se è un'idea dell'azienda o forse già sono venuti per l'organizzazione del viaggio, forse della scuola l'organizzazione del viaggio che gli ha facilitato questo casco, no? Perché una forma prima di visualizzare, se tu vedi un casco giallo che è per là, tu vedi il responsabile del gruppo, la guida del gruppo, non anche la guida dell'azienda, ma se è un gruppo organizzato, devi pensarsi che c'è una persona che è chi porta il gruppo e deve osservare che nessuno, che tutti siano raggiunti. No? Allora, il tema del casco. Beh, allora, combiniamo che siamo 2, 4... Siamo qui unanimità. Protezione delle persone, visitatori, pensate che sia pensato nella sicurezza di queste persone? No. Protezione dei visitatori? Assolutamente no, perché comunque ci hanno fatto entrare, abbiamo cominciato, siamo entrati in magazzini, nei magazzini, non c'erano carichi pendenti, scatole, tutto, quindi ci dovevano obbligatoriamente, ecco perché il consiglio suo, queste visite vanno pagate, perché hanno dei costi.
quando è gratis invece è alla carlona. Secondo me alla base ci devono essere i caschi di protezione, al di là se erano cartoni o non cartoni. Poi passiamo all'igiene, vediamo anche nella stanza. La cosa che mi... Sì, mette... Sì. Allora, per quanto riguarda la sicurezza dei visitatori... La protezione delle persone, dei visitatori, esatto. si è pensato? No. Doveva obbligatoriamente esserci il casco. Pensate perché comunque che siamo stati in luoghi... Dovrebbe darsi un casco, pensate. Minimo il casco. Sì. Anche se erano scatoli, mica sappiamo se erano pieni o vuoti. Quindi comunque c'era un magazzino con dei carichi a 5-6 metri... E qualcosa poteva cadere, quindi obbligatoriamente. No. Parlo da tecnico della sicurezza. Va bene. Cioè non è che è detto perché siccome lì si fanno piante, cioè non mi può cadere niente in testa. Pensate di no, per il casco. Beh, minimo. Bene. No, questa è un'opinione, ok? No. Non hanno pensato? No. No. Non ce n'era bisogno, secondo me. Allora pensate che forse ci hanno pensato, ma non era bisogno di avere protezione. Pertanto vi affidate alla possibilità di sì, hanno pensato. Saranno due qui. Non eravamo in una fabbrica di mattoni. Comunque c'era quando sono arrivato io, c'era uno chiesto informazioni al magazziniere e lui aveva la mascherina. Ma no, non siamo entrati dove c'era la materia prima. Se noi abbiamo entrato dove sono i laboratori, dovevamo andare... Se vi avete osservato, quando lui è entrato per prendere la vulsina, che ho pensato adesso ne porterà una per ciascuno, no? si è messo la rete quella, poi, ok? Allora sono due di sì, pensate di sì. Anch'io sì. Sì? Sì, hanno pensato. No. Manuela? No. No. Sono quattro di sì e 10 no. Andiamo avanti. Garantire l'igiene. Di chi? Dei visitatori? Garantire l'igiene vuol dire che i visitatori specialmente quando siamo... possiamo farlo più ampio, non so in che senso l'avete a dire, ma... Se parliamo dell'igiene nell'aspetto della protezione, che è quello che parliamo, della sicurezza, in questo caso penso si riferisce all'igiene sanitaria per la produzione che fanno, perché lavorano con prodotti che sono alimentari. Ce l'hanno ripetuto tante volte, no? La tracciabilità, due laboratori, non so, la quarantena, ecc. No? Allora, questo è come è veramente chiaro che con il prodotto sono molto curiosi, ma la domanda è, abbiamo protetto l'igiene che noi visitatori non abbiamo interferito nell'igiene? L'hanno pensato? Pensate? No? Perché è semplicissimo. Hanno parlato di quarantena e poi non ci hanno fatto... hanno parlato di quarantena, quindi ci hanno fatto entrare in un ambiente... Non hanno controllato. Ognuno di noi poteva essere portatore di malattie. Stiamo parlando di una struttura che fa... Non c'entra nulla. No, un attimo. Posso? Grazie. Allora, ognuno di noi poteva essere portatore di malattia, poi non so, di malattie, quindi ci hanno fatto entrare lì. Poi abbiamo percorso un corridoio, attenzione, dove hanno detto non si può entrare nel laboratorio. Però non è che ci hanno dato le coperture delle scarpe per camminare nel corridoio, dove poi passavano anche loro
e andavano nei laboratori. Quindi l'igiene, tutto sommato, era... Non abbiamo entrato noi... Ma siamo stati in un corridoio dove passavano anche gli addetti, sì, e andavano poi a lavorare con la materia prima. La contaminazione potrebbe... Esatto, la contaminazione ci poteva comunque essere. Nel momento in cui lui ha aperto la porta, è entrato con le scarpe in sozze... Pensate di no. Anche tu? Pensi di no. Non siamo in ospedale, dai. Anche tu? Si sta parlando... Dimmi. Non stiamo facendo la politica. È una domanda... Un attimo. A me piace tantissimo il dibattito. Questo è quello che voglio, veramente. Questo è quello che voglio. Ma ordinato, per favore. Ordinato, perché sennò non ha dibattito. Quindi non è che siamo la polizia o al NASA. No, e se volete... Sto facendo soltanto una riflessione in merito a certe domande... Quindi è un'opinione. Ci sono aziende forse onestamente è una grande azienda, per carità, però se uno mi fa riflettere, si è pensato all'igiene, alla sicurezza, allora io dico, scusate, è inutile che tu vai con il copricapo e poi io passo dove tu vai col copricapo e vado con le scarpe che se mai prima sono stato chissato. Ma lui stesso quando è entrato con la cuffia. Voi immaginate quando la visita col casco, con la tuta, con le scarpe. E non ne fare le visite allora. Io questo basta, per favore. Poi faremo una discussione. Prima faremo una cosa. Prima diremo ciascuno sì, no, e basta, sì e no. E poi commenti, perché sì, perché no. D'accordo? Sì, perché voglio che voi mi date la risposta che pensate da soli, no per quello del dibattito. Il dibattito sarà poi della risposta, mi avete capito? Allora sì e no. E no, e poi facciamo e perché sì e perché no. Ok? No. No. Sì. No. Sì. 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 Sì, però posso dire sì. Una cosa? Sì. Sì. Che non so il regolamento, cioè su cosa mi basa per dire sì o no? Quali sono le regole? Per un tipo di prodotto di genere. Beh, tu pensi che se le regole non è obbligato, perché loro sono si attendono alle leggi, alle normative, lo hanno pensato? Questa è tua risposta. Tu non sai se devono andare, se può entrare nella stanza della quarantena se le piante sono dentro una scatola di cartone e con una borsina di plastico, eccetera, no? Allora pensi di sì, lo hanno pensato. Come prima abbiamo detto, se hanno protetto il know-how, abbiamo pensato sì, hanno pensato nel know-how. Pensi di sì, hanno pensato nella sicurezza e la normativa non li obbliga ai visitanti a fare questo. Di. Ok, allora si hanno 1, 2, 3, 4, 5 sì, 1, 2, 3, 4, 5 no, in questo momento sì, 6. 6, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sì e 5 no. Adesso, alcun commentario su questa questione? Ma domandate la parola. Immagino che ci sia stato anche tra di loro un minimo di una relazione in cui si dicessero dove li portiamo, cosa facciamo vedere. Facciamo vedere ambienti che anche a far entrare due secondi, giusto come abbiamo fatto infatti, soprattutto in quell'ambiente in cui non potevamo stare, secondo me i rischi igienici che si sono presi sono veramente minimi. L'ambiente mi sembrava pulito. Cioè vuol dire che qualcuno passava prima e sarà passato dopo a pulire il pavimento, per quanto anche lui abbia camminato in mezzo al fango con noi, però insomma stiamo parlando di cose minime,
questo passo camice. Anche negli ospedali, quando entriamo in ospedale camminano, cioè, se parliamo di ambienti sterili, poi forse dovremmo pensare anche che siamo italiani, no? Che ci dimentichiamo le garze nello stomaco, però insomma, secondo me non hanno corso molti rischi. L'ambiente con l'olio per terra è un ambiente in cui c'è olio per terra, proprio perché c'è olio per terra, in quella stanza si fa quella cosa, alla fine una giornata immagino si pulirà, sì. Spero per loro, è normale che sia così. Questo sarebbe quando parleremo delle stanze della pulizia, no? La pulizia più sarebbe più la sicurezza di non scivolare, no? Sarebbe, questa è un'altra questione. Adesso ci entriamo. Questo è un altro comunque per l'igiene, secondo me. Un altro tema. Non hanno corso molti rischi. Sì. Beh, alcun altro. Lei ha spiegato il suo ragionamento, non so se beh. Forse quello che avete detto possa indurre a pensare di sì hanno pensato, perché se no forse potrebbero andato dove ci sono i laboratori con casco, invece c'era i finestrali, no, quelle grandi finestre, non abbiamo potuto passare. Allora penso che sì, devono avere pensato. Se lo fanno bene o male, non so, perché noi non siamo esperti, noi non siamo esperti, ma forse si può pensare sì, hanno pensato, perché non abbiamo entrato dove era propriamente la materia là. La nostra aria non poteva contaminare direttamente il prodotto, perché non abbiamo contatto diretto con il prodotto, nemmeno quello che ci potevano aver dare per portarci, no? Bene, garantire la igiene, allora abbiamo messo 9.5. Garantire l'accesso a persone con mobilità ridotta, pensate? No? No, 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 no. No, se hanno pensato l'accessibilità per persone con mobilità ridotta? No, disability. Escludiamo che ci fosse un ascensore da qualche parte, non mi sembra, però. Se l'ingresso è quello da cui ci hanno fatto entrare, dal gradino, quello no. Se eventualmente il visitatore lo fanno entrare dall'ingresso... Per l'entrata, per l'ingresso? No, però. Ma poi a prescindere da quello, secondo me, a prescindere da quello che ha pensato l'azienda, la guida non ci ha pensato proprio, perché no. Prendeva e partiva, cioè magari fra di noi ci poteva essere una persona che aveva un problema, una gamba. Da quello che noi abbiamo visto, no. Pensiamo di no. Abbiamo fatto le rampe di scale. Sì, no, forse se c'era, come ha detto, un ascensore, forse c'era un ascensore, ma forse c'è per andare all'ufficio, ma per fare la visita non sappiamo. A prima vista no. A prima vista no, per quello che noi possiamo pensare no. Anch'io sarei d'accordo, perché poi vedremo alcune fotografie esteriori, evidentemente, che possono indurre a pensare di no. Perché c'era tantissimo spazio di parcheggio e non c'era riservata nessuna posto di parcheggio per handicappati, per disability, che sempre deve essere più vicino alla porta e non deve essere nessun scaliere, perciò penso di no. Anche penso che dovrebbe essere un parcheggio per visitanti diverso dai laboratori e un parcheggio per pullman, se vogliono fare visite di gruppi, come dicono, di 50 persone. Ce n'è tanto di posto, ma non è organizzato. Adesso andiamo, sarebbe tutto siamo d'accordo che no, diremmo di no? Sì? Siamo no. Oh, okay. Pensiamo di no.
Questo possiamo sbagliare veramente, eh? Stiamo lavorando con una ipotesi da quello che noi abbiamo conoscenza. Per sapere questo si dovrebbe avere domandato, c'è la possibilità di fare le visite ai disabili? Non l'abbiamo fatto, allora dobbiamo restarci con quello che l'impressione che abbiamo? Pensiamo di no. L'assicurazione, impossibile. L'ho lasciato senza... Anche qui zero. Come? È al contrario. 0, sì, 14, no. Ah, scusate. No, il primo protezione delle conoscenze, sì. L'assicurazione lo dobbiamo lasciare in bianco, perché se qualcuno ha domandato avete un'assicurazione per i visitatori? Avete un 10, vi do l'eccellente direttamente. Penso che nessuno ha fatto domande di questo tipo pensando nelle visite. Allora, l'assicurazione non la sappiamo, la lasciamo in bianco, ma loro sì, dovrebbero avere in conto questo e avere un'assicurazione per le visite. Perché se qualcuno di noi ha un incidente là, scivolando con l'olio, e se dà un colpo e resta paraplegico, questo è veramente per l'azienda sarebbe è la sua responsabilità. È la sua responsabilità. Se non ha un'assicurazione specifica, perché noi non siamo lavoratori, l'assicurazione che hanno nell'azienda per i suoi lavoratori non ci copre ai visitatori. È molto importante. Quando un'azienda vuole aprire le porte, deve fare un'assicurazione sì o sì. Se lo fa puntualmente, forse soltanto deve fare un'assicurazione per quel giorno, no? Ma è un rischio, se vogliono correrlo, possono farlo, veramente. Come se non vogliono pagare il fisco, no? Ma è una decisione dell'azienda, ma non per ignoranza. Perché un punto che sembra un po' insignificante, e non lo è, perché può darsi in un momento dato, o nelle scaliere, cadersi alcune delle persone che vengono, non si sa. Allora l'assicurazione che c'è dell'azienda abituale per l'attività non ha copertura per i visitatori, non ce l'ha. Allora questa è un'indennizzazione che deve pagare poi l'azienda per quel sfortunio e dice basta visite, no? Lo lasciamo. Servizi sanitari esterni, anche questa questione non sappiamo se lo hanno previsto. No, non parliamo di bagno. Parliamo di avere, stiamo parlando di sicurezza, se il signore che ci faceva la guida andava con il cellulare con i numeri per chiamare presto, no? Non sappiamo, lo lasciamo vuoto. Sì, perché comunque ha detto che c'avevano più di 12 operai, 12 operai in legge. Come? 12 operai, 12 operai, per 12 operai devi avere un kit di pronto soccorso che serva. Sì, ma stiamo parlando dei servizi sanitari esterni. Coordinamento con i servizi comunali, neanche lo sappiamo, forse non hanno bisogno, ma poi vedremo che secondo siano le visite, se sono visite con pullman e non sono tanto presti a aprire le porte,
soprattutto se non sai per che porte e dove fare. Immaginate, lo pullman arriva alla porta principale d'ingresso, si ferma là, le macchine che vengono dietro devono fermarsi, si mette così, poi gli dicono no, per l'altra porta, allora andiamo indietro, le altre macchine che sono là, questo è un casino, no? Allora si deve avere conto in questo, e non sappiamo se hanno questo coordinamento, se immagino di sì, ma non sappiamo, non possiamo valutarlo, perché non sappiamo se sono le polizie di Specchia, sa che sono queste visite, se c'è, forse di solito non ha bisogno di nulla, ma i lavoratori dell'azienda, consapevolezza. Pensate che i lavoratori dell'azienda sanno che si fanno queste visite e sono abituati a vedere le visite? Sì. Sì. No. Sì. Interno, avrei pensato di aver sbagliato. Allora lì consapevolezza magari lo sanno, però magari un po' più di preparazione ad accogliere le visite. Se avesse risposto in una maniera diversa, io sarei già predisposto. Io sono intimorito, se non avessi visto bene nel piazzato, ho detto sbagliato devo andare da un'altra parte. Beh, allora sì o no? No. No. 4-2? No. 4-3? 5-3? 6-3? Nell'impressione che ho avuto, secondo me no. È un'impressione, perché alla fine non possiamo sapere se... Però ho visto gli operai abbastanza sorpresi di vedere gente. Ti ha dato questa impressione, che erano 7-4? 4. 8-4? 8-5? 8-6? 9-6? 9-6? Beh, non scrivo più nella lavagna. 9 sì, 6 no, ah sì, no, come ho detto, non può essere. Quanto sì è? 8, 9? No, siete in 14, allora 8-6 era, sì, 8-6. Coinvolgimento dei lavoratori nelle visite. Distaccamento umano. Ti sembra? No, ma Anna non è venuta nella visita ora. Peccato. Allora. Eccetto la guida. Evidentemente non abbiamo entrato da soli, no? Ma c'era qualcuno e forse non era tanto disposto, me li ha toccato, tu vai, no, non lo sappiamo, no? Ma questo non dobbiamo contare, la persona che ci ha portato è logico, non è un fantasma che è andato con noi, no, questo non, no, parliamo del convergimento degli operatori, no, perché forse aveva stato tanto buono, no? Che quando siamo andati nella parte del propoli, invece di fare tanto rumore, avete fermato e spiegare quello che fa, no? E sono 2 minuti e non dobbiamo stare gridando, urlando il Signore e poi usciamo perché non ci sentiamo, neanche io mi sento, no? Il Signore allora unanimità, no. No, ma il coinvolgimento in questo caso vuol dire che partecipano della visita, che hanno una parte attiva nella visita. Per esempio questo signore del propoli, no? Si ferma, benvenuti, io faccio, adesso sto facendo questo, bla bla bla, e lo spiega lui. E l'altro riposa e parla lui. È stata la guida,
Questo insomma, no, in più, ma queste sono visioni, veramente è stato così, no? Ma penso che non è presentare come si presenta la macchina, a me mi fa lo stesso se presenta un operaio e l'altro no, o no, è una questione personale, ma adesso stiamo parlando della partecipazione, il coinvolgimento nella visita dei operai. Comunque no. Ai. Pensate che hanno un gruppo organizzativo interno per valutare, per... No. Sicuro di no, eh? Concordiamo che pensiamo di no, che non c'è. Non potremmo mettere mano in fuoco, ma pensiamo di no per tutti questi indici che noi abbiamo, no? Che con chi deve parlare. Forse che non fare le foto, sì, ma... No, ma questo questo delle fotografie, qualcuno ha pensato, ma ha pensato forse la persona, l'imprenditore, forse, o con quella persona che dovrà portare le visite, è verità, si è fatto una minima riflessione sicuro, perché sennò non c'è sul site web l'informazione della visita, ma avere un gruppo organizzativo interno, state attenti perché verrà un gruppo, dovranno entrare per la porta. Noi quando siamo arrivati non sapevamo le porte per dove dobbiamo. Questo, se hai un'organizzazione, dice, dovete entrare e prima di andare là vi comunichiamo noi. Dobbiamo andare no per la porta principale, per l'altra. Nemmeno l'organizzazione del corso sapeva per dove, nessuno ci ha avvisato. Dovete andare per la porta d'indietro. Se avessero almeno fatto un foglio con la piantina per poter arrivare con il percorso, forse avremmo potuto fare visite. Sì, o nel web, avere entrate e visite, una segnalizzazione, ma non siamo arrivati ancora a questo punto. Pensiamo di no. Ma questo non è... voglio insistere tanto... questo non ha nessuna volontà di fare sangue con questa azienda, nemmeno, non è questa la volontà. Stiamo prendendo come esercizi per vedere cosa fanno, che ricordo che abbiamo fatto un approvato alto, e quello che possiamo fare per migliorare. Se adesso questo lavoro lo fecero nell'azienda, probabilmente sarebbero d'accordo di fare questo che stiamo parlando, e se vogliono impiantarlo per migliorare, si potrebbe fare. Pensiamo di no, ma io non rischio, forse lo lasciamo, siamo d'accordo qui, ma con la prevenzione che non lo sappiamo sicuro. Fornire guide adeguati ai gruppi. Cosa pensate? Risposta soltanto sì o no? No. 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 Unanimità. Cinque. Ma che non c'era la guida. No. No. Se il guida era adeguato per il gruppo, per il gruppo che faceva la visita. No, il guida che noi abbiamo tenuto, perché se vai e ti trovi il proprietario, ti cambia assolutamente il senso della visita. Ricordo, la guida è vitale nella percezione, perché è l'immagine dell'azienda, è quello che ti trasmette e che sa, deve sapere chi ha avanti, per adeguare il discorso, perché forse noi non siamo tanto interessati nell'aspetto professionale
del prodotto, della catena produttiva, di come si fa il prodotto? Questo sì, lo vogliamo sapere, no? Ma per noi forse il livello non, nessuno si dedica a questo. Allora forse una cosa più, andiamo in visita più ludica, allora imparare un conoscimento, una conoscenza di come si fa il prodotto, ma più ludico, invocare la questione dei sensi, gli odori, i colori, tutti quanti, no? Il vincolo della cultura dal sud, il paesaggio, il territorio che è tanto adatto per queste fragranze, che nella cucina, negli abiti, nelle tradizioni, tutto questo, la cultura generale, se siamo turisti, stiamo visitando un territorio. È questo, perché se no, questo che ci hanno spiegato ci fa lo stesso che me lo spiegano a Specchia o a Torino o a Berlino. Mi fa lo stesso. O se lo spiegano qui. Capisci? Allora, nel caso specifico dicono... Sì. No, no, parliamo della guida. Se ha saputo adeguare il discorso al gruppo che aveva in fronte, in faccia. Sì, ma noi giudichiamo perché non andiamo ogni giorno. Siamo andati questa volta e poi tu devi dire mi è piaciuto, non mi è piaciuto, lo raccomando, non lo raccomando. Ok? Il turista va una volta. Questa è una questione a considerare. Le visite devono essere diverse secondo chi fa la visita, perché non deve spiegarsi uguale, mettiamo l'esempio, con i bambini. Deve adeguarsi. Allora, quelli che hanno detto di no, interpreto, che pensano che il signore responsabile della qualità, che sa, è un grande professionista, spiega lo stesso almeno quando in fronte a adulti, no? Pensi di sì, ok. Sì. Allora pensi che sia adeguato il non guida è adeguato per lui. Il gruppo che ha fatto la visita? Sì, pensi secondo me sì. Ok, ok. 7-1? No. No. 13-1, ok. Comunicazione. Comunicazione esterna. Beh, mi permetterete il dubbio che se non avete visto, se non avete guardato la pagina web che avete fatto altre ricerche, o sì lo avete fatto, o sì lo avete fatto. Cosa mi dite? Fanno comunicazione esterna delle visite? Non avete fatto l'indagine? Nessuno, qualcuno ha fatto l'indagine di cercare per Google, il signore di Google si, vi ha detto sì sì, nell'ufficio di turismo di Specchia hanno una brochure comunicando, annunciando le visite. No. No, yeah, non so nemmeno se c'è. No, voglio dire se qualcuno ha fatto un po' di indagine. Tu hai fatto? No, considerando che io sono qua, in queste zone, e non avevo neanche sentito parlare, cioè, o è una mancanza mia personale, o... Un po' per mancanza mia personale, un po' per mancanza loro, credo. So, io sono del posto, non avevo mai sentito parlare di questa azienda, quindi credo che... No, parlare dell'azienda è un'altra cosa, eh?
E quindi una cosa, e non, senti, non avevo neanche sentito se parlare dell'azienda, neanche, quindi nemmeno conseguentemente hai non che avevo fanno visite. Sì. Ok. Quindi tutti pensate di no. Tutti pensate di no che non fanno comunicazione esterna? Cioè, negli yacht, nei centri di informazione turistica, per esempio, durante l'estate non ci sono loro brochure, flyer, no, non c'è ci niente. Sono, no. Non c'è niente, quindi. Ma abbiamo visto che hanno il sito web. Dipende. Beh, no, ma questo non vale. Nel ma non dobbiamo confondere. Una cosa è la comunicazione dell'azienda, che sicuro la fa, sicuro. Forse come non siamo interessati perché non dobbiamo operare con loro, no, non ci siamo accorsi, no? Ma un'altra cosa è la comunicazione delle visite. Ah, in questo caso, scusa? No. Ah no, era il signore. Beh, no, allora io in questo punto un po' discrepo da voi, perché sì, veramente non fanno comunicazione esterna, in questo senso che non promuovono queste visite, ma non si può dire di no assolutamente, perché hanno nel suo sito lo comunicano. Un'altra cosa è quello che comunicano, se concorda con il servizio e si danno tutte le informazioni che dovrebbero constare là. Beh, allora sono 14. 14 no. Bene, siamo arrivati avanti al termoventilatore, no? Bene, andiamo avanti. Comunicazione interna, segnalazione. Sì, se le visite trovano questa segnalazione interna. Benvenuti a quando andiamo alla fine, no? No, segnalizzazione, no. Pensate di no in generale? Sì, anche io penso che la segnalizzazione che hanno è quella che hanno per loro, per il suo lavoro, non pensata per quelli che vanno a fare le visite. E questo è un punto interessante. Il visitatore sa che va a un'azienda che stanno lavorando, ma non deve sentirsi come un corpo strano, contaminante. Deve sentirsi ben accogliuto dall'arrivata, deve sentirsi questa accoglienza, e questo si vede non soltanto con le parole, come lo spazio di ricezione, anche con questi benvenuti che lo hanno veramente, ma in questo caso noi non l'abbiamo visto fino alla fine, no? Allora ti dà questa impressione, se metti un benvenuti quando te ne vai e lo vedi per caso, pensi che l'organizzazione del percorso non è stato ben fatto. È quella conclusione che anche noi abbiamo fatto. Se noi cominciamo con il benvenuti, un spazio di accoglienza, tutto questo, pensi, sì, ci aspettavano. Capite? È come, no, passava per qui, no, tu hai fatto una prenotazione, e allora quando tu aspetti un amico che ti visita, non può trovarti in calzoncello, no? No, deve trovarti, come si dice, no? Ti deve trovare che tu sai che viene, no? Allora devi sentirti ben accogliuto, e questo si vede anche con segnalizzazione, quello che dicevamo prima, no? Parcheggio per visite, non so, queste entrate visite, no?
queste cose sono quelle che ti danno una sensazione che hanno pensato nella segnalizzazione per i visitatori. Per esempio, importante anche, marcare il percorso. Marcare il percorso è anche per sicurezza. Per esempio, se ci sono spazi di lavoro dove è inevitabile che ci siano olio per terra, per terra? Sì. Olio per terra, che puoi scivolare, o bene i visitatori non passano dalla porta, o bene si marca una parte dove non può invadere nessuno quella parte. E questo abitualmente si marca per non mettere quelle... No, si marcano una riga nel terra, del colore giallo o rosso, e all'inizio della visita si dice... Si prega per favore, no, durante la visita, non traspassare questo marchio, dovete andare paralleli, non andare... questo, separare lo spazio... In questa azienda... Gli spazi tampoco erano tanto grandi, ma per esempio in aziende più grandi dove si muovono, per esempio, una questione che poi ne parleremo, della sicurezza, abbiamo visto che, peccato perché non si possono fare foto in tutte le parti, ma abbiamo usato, quando stiamo in basso di tutto, ricordate, c'eravano un carrettino, come si dice quello per elevare, elevatori in mezzo per dove andavamo noi. Quando devono venire visite si deve appartare tutto quello che può scatenare un incidente. E questo è importante. Per esempio, altre cose... c'eravano alcune prese di elettricità con filo scoperti, e sì, c'era un segnale per gli operai, attenzione, no, il lampo, ma i visitatori se hanno una parte, si deve pensare il percorso molto bene, e soprattutto se sono spazi dove, per esempio, sono un passo di cartelle di queste. In questa azienda forse non avevo bisogno, ma forse puntualmente sì. Per esempio, se non c'è la riga rosa o gialla, ma tu sei la guida e vedi che c'è l'olio per terra, almeno fate attenzione, per favore, andate per questo lato, ti metti a questa parte della porta e ti passate per là. E tu devi sorvegliare che nessuno possa avere un incidente. Forse si deve improvvisare, perché non possiamo avere tutto, ma anche il ruolo della guida è questo, sorvegliare per la sicurezza dei visitatori, puntualmente, perché forse non sempre è sporco di olio, forse no. Una domanda, ma sono stati pagati per poter farci permettere di entrare a quella? No? Come? No. Non ho capito. Avete pagato l'azienda per far sì che noi possiamo entrare? No. Sì, no. Era... No. No, se noi dobbiamo... No, ma questa è un'altra questione. Il tema del pagamento. Adesso... Non perché non avete pagato, magari... No, ma... No, è ancora un'altra cosa. Se si deve pagare la visita, lo devono dire nel sito web. E non è questo annunciato, allora si deve capire che, no, che è gratuito. Se tu vai per fare quella visita che annunciano e ti fanno pagare, questo no, non è avvisato, capite? Allora la comunicazione non va.
Comunicazione interna e segnalizzazione. Pensiamo che non c'è la segnalizzazione pensata per i visitatori, ok? Siamo d'accordo. Segnalamento esterno. Segnalamento esterno vuol dire per arrivare fino là? Tutti pensate di no? Ok, io non ho visto nessuna segnaletica. Dove? Nella entrata? No, prima di arrivare. Prima di arrivare, dove? La strada. Cioè, no. Che strada? Da dove veniva? Da Specchia. Da Specchia. C'era un cartello su un'entrata, una dei cancelli, c'era un cartello, però non era l'entrata. Infatti noi abbiamo rallentato, perché pensavamo, abbiamo guardato, però si entrava dall'altra parte. C'era. Con la scritta parcheggio visitatori? No, c'è scritto non dei metri e basta, non parcheggiatori. Ci sono due tipi di segnaletica. C'è quella direzionale e quella direzionale che deve indica come arrivare fino là, andare per qui, e quella di segnalizzazione di in situ. Questo sarebbe benvenuti, qui è... da Galliano. E tu? Io, non essendo stato qui, sì. Mi riporta vicino al portale del termine. No. Questo è molto, molto più semplice. La cosa è, quando noi abbiamo difficoltà per arrivare a un posto che dobbiamo cercare, dobbiamo domandare, vuol dire che non c'è la segnalizzazione o non c'è a posto. Tu l'hai visto, ma tutti gli altri no. E forse è ben segnalizzato dalla Specchia, ma non è ben segnalizzato da Galliano. E forse, allora, faccio parte, come si dice, un voto di fiducia per l'azienda. Ecco, la lancia. Almeno nel mio paese ci sono difficoltà per inserire, per mettere segnalizzazione sulle strade. Le competenze pubbliche sono molto strette e molto difficile riuscire a avere un permesso per mettere la segnalizzazione sulla strada. Qui, se non c'è questa regolazione, allora sì, hanno colpa l'azienda di non avere segnalizzato bene. Capite? Allora, quando noi dobbiamo cercare, invece di spiegare, perché
nel sito di lei potrebbero avere fatto questo che noi dobbiamo andare a cercare al signor Google. Signor Google, può aiutarci, non sempre, può aiutarci, ma l'obbligazione dell'azienda è facilitare, renderlo facile per i visitatori. E in più la segnalizzazione, che non parliamo adesso virtualmente, parliamo presenziale, con presenza reale presenziale, dobbiamo mettere la segnalizzazione adeguata. Pensiamo che se almeno deficiente sarebbe? Difettuosa? No, non ho detto bene la parola. Deficitaria. Ok. Ti metto come sì o no? La segnalizzazione, sì. No, ok. Ok. D'accordo. No, però comunque no, non vorrei ancora non farlo. Sono preparato come noi. Il loro scopo è fare questo. Sì. Sì, pensate che questo è un corso e non siamo auditori, io mi dedico a questo, a fare, organizzare percorsi, visit, prodotti turistici per aziende, per fare migliorare tutto questo, ma anche loro vogliono fare questo tipo di lavoro, ma si deve. Adesso stiamo facendo un esercizio, vi ricordo, non stiamo giudicando nell'azienda San Demetrio né nessuna, perché la settimana prossima andrete a visitare un altro che è diverso assolutamente. La cosa. L'azienda che vado a vedere? Quindi è ancora più particolare la situazione, chiaramente cambia il prodotto, cambia. È una bottega di un artigiano, quindi se alla San Demetrio, quindi le dimensioni erano maggiori, un gruppo di 26 persone era esagerato sicuramente, perché Josef e Luca Savoia. A me piacerebbe, sarebbe che tutte le persone che siete venite in questi giorni, rimanga nel vostro pensiero questa idea dell'importanza di aprire le porte alle aziende e che possono diventare un risorso turistico per la regione. E quello beneficio che riportano per loro, per la sua attività produttiva, per il suo negozio, per il suo business, per il territorio e anche per il settore turistico, perché ci sono altri prodotti da vendere, no? Questo è il generico, ma adesso stiamo facendo, abbiamo entrato in un livello di lavoro più analitico, ma non dobbiamo essere tanto scrupolosi e non siamo No, non siamo la Inquisizione, capite? Allora noi dobbiamo restare tanto, tanto ringraziati. L'impresa turismo industriale propriamente detto non si fa. Però che qualche azienda si è già affacciata. No, allora stiamo parlando di questo. Turismo come lui no, però c'è chi inizia. Sì. Ma la riflessione sa. No. Con tante lacune, bene? Però si sta affacciando, voglio dire. Non è che a questi livelli, no, per carità. No, ma la questione è importante. Posso dire una cosa? È difficile emergere in questo territorio.
tanto da vedere, l'impresa piccolo, grande che sia, che vuole emergere, fa molta fatica, soprattutto quando si parla di qualità, ok? Allora, perché adesso i nuovi imprenditori, giovani, parlano di qualità, e la qualità è una cosa difficile da mettere sul mercato. Però non è che non c'è gente che non fa, si è aperto le porte, l'azienda non ha aperto le porte al turismo, anche al turismo straniero. Certo, non organizzato, come ha detto lui l'altra volta, ha detto io parlo in generale, poi ognuno prende le cose nella sua azienda. Ha detto così, lo ha fatto una premessa l'altra volta. Sì, sì, sì. Però è sbagliato generalizzare quando si parla.